Allora, descrizione del personaggio. Quando usa la sua abilità elementale, Aleitam esegue un affondo, ok? Generando specchi cesella luce, ok? E convertendo i danni dei suoi attacchi normali caricati in picchiata in danno da dentro. Sì, questo lo sapevamo, è la signorina Keqing. Quando sono presenti degli specchi cesella luce, tali attacchi scatenano a loro volta altri attacchi proiettanti in base al numero di specchi disponibili. Il tripudio elementare di Aleitam infligge molteplici iterazioni di danno da dentro agli avversari in rapida successione. Se sono presenti degli specchi cesella luce, vengono consumati per aumentare il numero delle iterazioni di danni inflitte. Dopo aver sprigionato questo talento, a seconda del numero di specchi cesella luce consumati, se ne materializzano di nuovi. Ok. Allora, innanzitutto vediamo il signorino. Cos'era quella chiave lì? Allora, vediamo com'è messo. C'ha 371 di Elemental Mastery, perché lui è un personaggio che scala anche con l'Elemental Mastery. 61-172. Niente male. 135 di ricarica di energia e 68% di dendro damage. Va bene. L'arma è ovviamente quella sua. Che ripeto, è buona, ci mancherebbe. Che questa che cosa va a fare? Ti aumenta il crit rate del 4% al refinement 1. E poi, quando gli attacchi normali infliggono danni elementali, quindi praticamente dopo aver fatto la sua elemental skill e fai un attacco normale, e va ad aumentare i danni inflitti degli attacchi normali delle abilità elementali di un 120% scalato sull'Elemental Mastery. Quest'effetto svanisce dopo aver inflitto 28 volte danno o dopo 12 secondi. Ok, va bene. Il set è Sogni Dorati, che aumenta la maestria elementale e ci fa fare più danno da, appunto, quando facciamo una reazione, aumenta l'attacco e tutto il resto. Ok. Non lo so, io sono sempre convinto che per un DPS dendro probabilmente il Deepwood sia la scelta migliore, però alla fine, se scala anche con Elemental Mastery, a questo punto puoi investire in attacco percentuale e l'Elemental Mastery te la prendi da qui. Forse, non lo so. Costellazione 0, talenti 888. Tra l'altro, nella prova abbiamo la signorina Fischl e la signorina Barbara. Così facciamo Aggravate Air per Bloom. Va bene. Per chi non lo sapesse, lui utilizza due spade praticamente. E l'altra non si sa da dove la tira fuori, tra l'altro. Molto carino però, eh. Vediamo la sua elemental skill. Questa è quella caricata. Allora, qua mi ricorda tantissimo qualche personaggio di Dragon Ball, devo dire la verità. Ah, c'ha un cooldown di 15 secondi. Eh beh, minchia. Allora, qua voglio subito dire una cosa. Keqing ha una cosa buona rispetto a lui. Che quando tu lanci la sua elemental skill, non sei obbligato a teletrasportarti. Mentre invece lui si trasporta in automatico, quindi non puoi scegliere. Cioè, sotto questo punto di vista, forse Keqing funziona leggermente meglio. Poi, vabbè, dipende anche dallo stile di gioco. Vediamolo poi in azione. Allora, facciamo un po' di robe. Ullala! Ok, il danno non era altissimo, ma perché non avevo quegli stack. E mi servono. Voglio far vedere l'elemental burst con gli stack. Allora, il danno è buono. Il danno è buono, niente male come personaggio. Se vi può interessare, ho già visto online dei video dove praticamente riesce a fare senza chissà quale boost, riesce ad arrivare a una roba come tipo 70k di danni con tutti gli stack quando va a fare la sua Elemental Blast, che non è male, eh. Direi proprio di no.
Altrimenti con dei boost vari riesce a fare un totale di tipo 130, una cosa di questo tipo di K di danni. Che ripeto, anche questo non è male come numero di danni. Ora però, gente, sta a voi decidere se volete pullarlo oppure no. Ripeto, il personaggio è buono. Tra l'altro lo si può giocare con armi 4 stelle. Assolutissimamente sì. Soprattutto quella nuova che hanno dato di recente, ovvero questa Toukabu Shigure, che funziona bene perché ha maestria elementale e poi va a aumentare anche il danno, quindi possiamo dire che va bene. Altrimenti altre armi buone potrebbero essere, volendo, senza andare ad investire su costellazioni e varie altre cose. Ora, non voglio dire tanto una sacrificial, però il fatto che ha una elemental skill con un cooldown molto alto, non lo so, probabilmente potrebbe andare bene, anche perché poi ci sono due modi di giocarlo questo signorino Aleitam, ovvero che lo si può buildare per essere il DPS sul campo, quindi deve stare molto tempo sul campo attivo, oppure per fare il quick swap, che sarebbe appunto che tu lo utilizzi una volta, fai elemental skill, elemental burst e poi cambi e fai altro danno con altri personaggi. Ora, qual è consigliato tra i due? Sicuramente forse è meglio quello dove tu lo tieni per più tempo attivo sul campo. Però poi ovviamente dipende da che build gli state dando. Se non avete degli artefatti con crit rate, damage o maestria elementale, e magari non avete qualche arma tipo questa o questa qui, addirittura, che forse è la migliore, senza contare la sua best in slot, allora in quel caso lo si può utilizzare per il quick swap. Però io qua devo dire un'altra cosa, ovvero che, ripeto, il personaggio è buono, però se vi interessa un PG che può buffare tutti gli altri con maestria elementale e facendo reazioni e tutto il resto, e io non so quanto abbia senso investire su di lui. Cioè, a questo punto tanto vale aspettare la signorina Naida, e ti ripeto, lei è la migliore, perché alla fine lei fa, cioè, il danno lo può fare, sub DPS pure, reazione pure, enable pure. E che cosa vuoi di più? Alla fine ti trovi un sacco bene con questo personaggio. Quindi, ripeto, è un'ottima scelta, però nel gioco ci sono personaggi un pochino migliori, secondo me. Poi, ovviamente, se vi interessa avere DPS appunto attivo sul campo, io non ho buildato Tainari, quindi non so quanto può essere effettivamente buono, anche se ho visto diversi video. In ogni caso, insomma, potete, insomma, se vi piace di più un personaggio con l'arco, magari avete preso Tainari, altrimenti un personaggio con la spada, forse è meglio il signorino Aleitam. Ok, ora andiamo a fare la prova della signorina Yao Yao. Vediamo un po' che cosa ci dicono. Che questo personaggio, spoiler, lo andrò a sbloccare con l'evento dell'Enter Right. Quindi sarà carino da vedere anche dopo la trial. Allora, vediamo un po' cosa ci dice. Descrizione personaggio. L'abilità elementare di Yao Yao evoca Yue Gui, modalità di lancio, che scaglia in continuazione dei ravanelli di giada bianca esplosivi. Questi ravanelli possono curare i personaggi e infliggere danno dendro agli avversari presenti nel loro raggio d'azione. Il suo tripudio elementare permette di sfruttare l'eredità adeptica per aumentare la velocità di movimento e la resistenza dendro. Ok, quindi subisci meno danni e ti muovi più velocemente. Quando è in questo stato, Yao Yao evoca più volte Yue Gui in modalità di salto, anch'essi in grado di scagliare ravanelli di giada bianca, fino a raggiungere il limite massimo consentito. Finché gli effetti dell'eredità adeptica sono attivi, le esplosioni dei ravanelli di giada bianca possono curare tutti i personaggi vicini. E va bene, ok. Vediamo la signorina com'è messa. Ah, lei utilizza la lancia, ovviamente. è stanca. Cioè, tu pensa che questo personaggio l'avevano fatto a teaser ancora prima dell'uscita del gioco. Cioè, questo qui, noi conosciamo l'esistenza di questo personaggio proprio dal 2020, se non oltre. Cioè, ok, veramente molto carino, eh? Vediamo gli attacchi. Ok, vediamo attacco caricato. Ok, il classico attacco caricato. Allora, vediamo un po' la build. Maestria elementare 105, HP massimi 30, quasi 31k. Sì, perché questo personaggio scala con gli HP. Bonus guarigione 35%, va bene. 162. Bonus danni dentro 15%. Lancia Favonius. Dio mio, però vi siete sprecati. Datele almeno un refinement 5, cioè, Dio santo.
Memorie di Bosco Profondo. Allora, potrebbe essere un'alternativa per farle, cioè per utilizzarla tipo buffer, una cosa di questo tipo, perché questo è un healer. Cioè, il fatto di darle un Deepwood vuol dire che tu punti a ridurre la resistenza al dendro dei nemici e fare tu più danno dendro, ma cioè, con Yao Yao ti metti a fare una cosa di questo tipo? Cioè, non penso proprio. Cioè, magari la vuoi accompagnare a un altro personaggio dendro, cioè, tipo con Aleitam, Aida, Tainari o anche Colley. Ma lei, cioè, io su di lei avrei puntato più che ne so, Maiden Beloved o non ne ho la più pallida idea, insomma, qualche altro artefatto. Cioè, non mi sembra quel tipo di personaggio da utilizzare come buffer, per il dendro. Talenti 888. Cioè, è molto divertente da giocare, questo ve lo posso dire. Però mi sembra un pochino strana come build. Sì, lo so che il dendro lo applica bene, però non so se sono così tanto convinto di questa build. Vabbè, vediamo in azione, dai, vediamo un po' che cosa ne viene fuori. Ok. Ecco, vedi come lo applica. Guarda che carino, guarda. Praticamente quando io mi metto a correre o saltello, vengono fuori più signorini. Ripeto. È un personaggio molto divertente da utilizzare, però non sono convinto della build che le hanno dato, perché l'applicazione è buona, questo sì. Però secondo me, ripeto, potrei anche sbagliarmi, è un personaggio più da utility. Cioè nel senso, la utilizzi magari ok per applicare un pochino dendro, ma per lo più magari per curarti, no? Cioè non lo so, non mi è sembrato un pochino strano vederlo così. Forse perché loro vogliono regarlo un pochino di più ad Aleitam, no? Quindi se tu su Aleitam hai un set per fargli fare più danno con reazioni elementali, allora su Yao Yao devi mettere un set per boostare il danno dendro. Forse è quello il senso che le hanno voluto dare a questa trial, eh? Non lo so, potrebbe essere. A livello di armi, vediamo un pochino le armi da dare alla signorina, perché ovviamente lei aveva l'arancia Favonius, ma qua ce ne sono anche qui diverse. Ovviamente The Catch possiamo ignorare perché su di lei, cioè, non fa danno la signorina. Anche questo direi che non va benissimo. Allora, direi che le lance buone su di lei sono Favonius, Prototype Star Glitter e anche quella craftabile di Sumeru, direi di sì. Volendo anche questa qui, la Black Tassel. Potrebbe funzionare perché comunque scala leggermente in HP, ma ripeto, tanto vale puntare sull'utility, secondo me, con un personaggio come Yao Yao.